Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi si parla di retro game. Quando si parla di retro game di solito si parla di Pandora, perché diciamo che la console più utilizzata da chi è un amante di retro game è Pandora, perché la si trova su Amazon, su eBay, su tutti i vari shop online cinesi, quindi diciamo è quella più famosa e quella più utilizzata. Ma oggi voglio parlarvi di un prodotto, o meglio di più prodotti, che hanno veramente un qualcosa in più rispetto a Pandora. Per chi è amante dei retro game, dei Joy Arcade, dei Bar Top, questi prodotti che andremo a vedere oggi ragazzi sono veramente veramente il top. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare Enzo, che è un mio caro amico, che diciamo mi ha messo in contatto con questi due ragazzi che producono questi prodotti. Il marchio di cui vi voglio parlare oggi è il marchio OGC. Questi due ragazzi che si chiamano Nicola e Filippo, che hanno fondato questa attività che diciamo svolgono a tempo perso, perché nella vita fanno tutt'altro, ma a tempo perso fanno questi prodotti amatoriali veramente di altissima qualità e per i veri giocatori e amatori dell'arcade tanta tanta roba. Ovviamente li ringrazio perché mi hanno mandato dei prodotti per farveli vedere e portarveli sul canale. Ragazzi, questi prodotti sono veramente veramente top. Quindi ragazzi, cosa hanno questi prodotti di diverso da Pandora, o meglio cosa hanno in più rispetto a Pandora? Allora, uno, sono prodotti e assemblati in Italia, quindi ragazzi già questo voglio dire tanta tanta roba, perché comunque avete uno, un contatto con le persone con cui potete discutere dei problemi che ha il prodotto o farvi risolvere dei problemi che ha il prodotto. Due, la cosa bella è che sono tutte personalizzabili le cose, quindi anche i Joy Arcade, i Bar Top, tutto personalizzabile con le serigrafie che volete. Anzi, dopo vi faccio vedere cosa mi hanno mandato loro a me. E un'altra cosa ragazzi, che uno dice vabbè ho capito tutte queste cose, ma poi cosa cambia a livello di console? Allora, la console ragazzi, che è questa, cos'ha di diverso? Perché uno dovrebbe dire ma perché devo prendere questa e non Pandora, o cos'ha di diverso da Pandora, perché comunque anche questa ha dentro una Raspberry come ce l'ha Pandora. Quindi cos'ha di diverso questa? Che ha il software, o meglio il sistema operativo o il launcher, chiamiamolo come volete, completamente scritto da loro, quindi un sistema operativo che non c'entra niente con tutti quelli che trovate in giro, perché è un sistema operativo solo loro, l'hanno scritto totalmente loro, con delle funzioni che hanno solo loro, perché gli utenti che magari gli hanno dato dei consigli su cosa fare, su cosa non fare, su cosa era più comodo all'interno del sistema operativo rispetto a un'altra cosa. Quindi cosa hanno fatto? Hanno messo questo sistema operativo scritto da loro all'interno di questa console, quindi avete un prodotto esclusivo, nel senso che non è uguale a tutte le cose che trovate in giro cinesi e non, e soprattutto è un continuo aggiornamento, perché ragazzi questa console, che dopo ve la faccio vedere bene da vicino e ve la descrivo bene, è in continuo aggiornamento, perché il sistema operativo che loro stanno sviluppando, ogni volta che c'è un aggiornamento lo rilasciano e sarà sempre sempre gratuito, quindi avrete sempre una console con il massimo delle performance. Quindi adesso vi faccio vedere un attimo anche le altre cose, poi le guardiamo tutte da vicino. Allora, la console vi arriva all'interno di questa valigetta, quindi fate finta che la console sia dentro qua. Quindi avete la console, avete il cavo HDMI, avete due biro marchiate OGC e l'alimentatore per alimentare la console. Poi, per fare andare la console, ovviamente potete usare o un joypad, quindi un joypad PS3 o anche quelli diciamo non originali PS3, che sono comunque compatibili, perché questa console si può utilizzare sia con un joypad Bluetooth sia con un joypad con il cavo, perché comunque veramente è compatibile con tutto. Ma per chi è proprio un amante degli anni 80, ragazzi, non si può rinunciare a questo. E la cosa sorprendente è che ragazzi, guardate, me l'hanno serigrafato con il marchio di un nerd e mezzo, cioè tanta tanta roba. Quindi Bubble Bobble, che è il mio gioco preferito, con la serigrafia anche di un nerd e mezzo. Quindi questo, tutto quello che vedete a livello di disegno, ma anche i colori dei tasti, piuttosto che, ve li fanno proprio come volete voi. Quindi questo è il Joy Arcade, quella è la console, vi ripeto, questo più quella tanta roba. Ma non finisce qua, perché poi loro producono veramente di tutto, i Bar Top,
o i Joy Arcade con all'interno già la console, quindi veramente tutte le possibilità, cioè un po' in stile Pandora, voglio dire, il Joy Arcade con dentro la console. Quindi avete tante tante possibilità e tante alternative. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione per contattarli, per andare a vedere cosa sono in grado di darvi questi due ragazzi, veramente due ragazzi che lo fanno per passione, ma lo fanno veramente molto bene. La diversità con Pandora, ragazzi, è soprattutto nella qualità del prodotto, cioè nello stick, nei pulsanti, che sono totalmente di un'altra qualità. Qua, ragazzi, sotto la console, o meglio il Joy Arcade, si apre e all'interno avete tutti i componenti, e andate a sostituire solo le parti che si guastano. Non dovete cambiare tutto il pulsante come succede con Pandora, perché comunque qua parliamo di prodotti di componenti di alto livello. E in più, la cosa che veramente è entusiasmante di questa console è il fatto che c'ha veramente una quantità di emulatori esagerati. Parliamo di 20 e passa emulatori, ne stanno continuando ad aggiungere, e si arriva fino agli emulatori PS1. Quindi si parte veramente dai primi Atari, dagli Intellivision, e si arriva passando dal Commodore, passando dai vari Sega, dai vari Dreamcast, cioè chi più ne ha, chi più ne metta, dai vari Game Boy e via dicendo, e si arriva fino alla PS1. Quindi, ragazzi, all'interno di questo prodotto avete veramente gli emulatori per far andare migliaia e migliaia di giochi, e ripeto, migliaia di giochi o di ROM, chiamatele come volete. Quindi, ragazzi, adesso non mi resta che farvela vedere da vicino e poi farvela vedere in azione. Allora, la console, ragazzi, è questa, piccolissima, vedete, è disponibile in due versioni, con la custodia, o meglio col case del NES, o con questo. Avete quattro porte USB, due scoperte, due sotto lo sportellino, quindi quattro porte USB, pulsante power, pulsante reset. Qua un altro sportellino con la presa LAN per attaccarla, per fare gli aggiornamenti. Quindi basta attaccare una presa LAN, lui si connette e se c'è un aggiornamento ve lo fa. Qua c'è la micro SD dove c'è il sistema operativo che si chiama Olga. Il sistema operativo che loro hanno scritto e diciamo progettato e tutto fatto da loro si chiama Olga, ed è all'interno di questa micro SD. Qua dietro abbiamo la micro USB per l'alimentazione, qua abbiamo l'HDMI per collegarlo al televisore o al monitor, e qua abbiamo un'uscita analogica audio video. Quindi, ragazzi, avete visto quanto è piccola, ma quanto veramente è dotata di tutte le entrate, le uscite, veramente ha di tutto di più. All'interno ha una memoria di 64 giga, quindi una quantità di ROM di giochi veramente senza una fine, cioè praticamente non esistono abbastanza per riempirla. Adesso vi faccio vedere un attimo anche il Joy Arcade, giusto per farvi capire la qualità, che almeno lo vedete qua sotto. Ragazzi, guardate come è fatto bene questo prodotto, e ripeto, è totalmente artigianale. Adesso la proviamo, vi faccio vedere il sistema operativo Olga, che è il suo punto forte di questa console, che ripeto che è un sistema operativo solo loro. Il Joy Arcade ve lo faccio vedere collegandolo come funziona bene. Quindi adesso non ci resta che provare questa OGC Retro Game Console. Ok, ragazzi, adesso non ci resta che provarla. Quindi andiamo a prendere la console OGC, la andiamo a collegare alla presa HDMI, poi andiamo a collegare la micro USB dell'alimentatore e andiamo a collegare il Joy Arcade o un joypad PS3, come vi dicevo, o anche niente, potete usare un joypad wireless. Quindi a questo punto non ci resta che cliccare sul tasto power e la console va ad accendersi. Aspettiamo che carichi il sistema operativo, che, come vi dicevo prima, è il sistema operativo che è solo dell'OGC, si chiama Olga, ed è un sistema operativo, ragazzi, che veramente differenzia da tutti gli altri prodotti simili a questo per le sue, diciamo, caratteristiche uniche che ha. È un sistema operativo completamente scritto da loro, quindi, ragazzi, tanta tanta roba e tanto di cappello per chi comunque lo fa a tempo perso e solo per passione. Ok, ragazzi, il sistema operativo è stato caricato. Qua avete subito un avviso che vi dice di non staccare la corrente della console, di non spegnere la console dal tasto power senza prima averla spenta in maniera software. Poi vi faccio vedere cosa si intende. A questo punto non facciamo altro che dirgli ok,
e siamo già entrati nel primo emulatore. Questo è emulatore MAME. Vedete che se io sposto a destra o sinistra, poi è uguale, quanti emulatori ci sono. Ve l'ho detto, sono tantissimi. Poi è bello perché comunque c'è la foto della console che andiamo a riprodurre. Quindi questa è la cartella preferita, poi ve ne parlo dopo. Andiamo avanti con tutti gli emulatori. Ragazzi, vedete quanti ce n'è. Ce n'è veramente di ogni. E continuano comunque ad aggiungerne, ragazzi. Ecco, siamo tornati al primo, cioè quello con cui abbiamo iniziato. Adesso volevo farvi vedere la cosa interessante di questo sistema operativo, che avete visto. Uno è interessante per come sono divisi gli emulatori, quindi facile trovare un gioco all'interno di quell'emulatore. Ma l'altra cosa bella, ragazzi, è questa. Adesso ve la faccio vedere. Quando entrate nella cartella preferiti, se io vado a cliccarci sopra, vedete, ho dentro tre preferiti, cioè sono tre giochi che io ho selezionato tra i mille mille che uno può caricare. E cosa succede? Che qua c'è solo quelli che usa più spesso, quindi in un attimo va a trovarli. Quello che succede con Pandora, per trovare un gioco diventa un incubo, mentre qua tac, salvato nei preferiti, e in un attimo lo andiamo a recuperare. Per dire, se io adesso esco, torno qua, vado nella console Super Nintendo, entro, prendo, che ne so, Asterix e Obelix, dopodiché tiro la levetta verso destra, vedete che è apparsa la stellina. A questo punto cosa faccio? Torno fuori, vado nei preferiti, che non mi ricordo più se era destra o sinistra, ok, qua entro, però vedete che non c'è, perché a questo punto dobbiamo dirgli di ricaricare la lista. Basta cliccare il tasto in alto a destra. A questo punto si fa ricarica lista, si dice ok, sei sicuro? Ok, vedete che è apparsa Asterix e Obelix, quindi anche quel preferito adesso è apparso. Questa è un'altra cosa, diciamo, interessante che ha questo sistema operativo Olga. Allora, un'altra cosa interessante che ha, ragazzi, questo sistema operativo sono tutte le funzioni, tutte le cose configurabili che ha. Cliccando il tasto in alto qua a destra, ragazzi, vedete quante cose abbiamo a disposizione. Allora, abbiamo abilita emulatori, quindi possiamo andare a selezionare o deselezionare gli emulatori che non vogliamo utilizzare. Dopodiché abbiamo settaggi. Anche qua, ragazzi, vedete quante possibilità cambiamo: lo stile dello sfondo, la skin, l'uscita HDMI, il volume audio, quanto deve, cioè avete veramente una possibilità infinita di regolazioni. Poi abbiamo funzioni. E qua ci sono cose interessanti. Allora, possiamo configurare la console per il wifi, quindi che si connette wifi al nostro router di casa, rileva joystick o joypad, se quindi andiamo a installare un nuovo joypad o un nuovo controller. Poi abbiamo mappa tasti, quindi possiamo andare a modificare tutti i tasti del nostro joypad o del nostro Joy Arcade, cioè andare a modificare e cambiare la funzione di ogni tasto come più ci aggrada. Poi abbiamo prepara USB. Questa cosa è molto interessante perché mettendo una pennetta USB qua all'interno e facendo prepara USB, la console ci prepara la chiavetta USB che poi andremo a mettere all'interno del PC, e quindi potremo aggiungere le ROM nei vari emulatori che vengono caricati all'interno della console. Comunque queste guide le trovate tutte sul canale YouTube OGC All Game Console. Comunque ve lo lascio in descrizione il link dove loro hanno fatto tutte le guide su YouTube per fare tutte le varie modifiche o funzioni di questa console. A questo punto usciamo. Cosa abbiamo ancora? Vabbè, abbiamo sorgente giochi per dirgli da dove deve caricare i giochi, controlla aggiornamenti, che andando a collegare una presa Ethernet alla console, controlla aggiornamenti e via. Se c'è un aggiornamento, lei ce lo fa, e ripeto, è sempre gratuito e sarà sempre gratuito ed è in continuo sviluppo. Poi info su Olga, info su sistema, ok, vi dà tutte le varie informazioni del sistema operativo che c'è installato, la versione e via dicendo. Quindi, ragazzi, avete visto quanto è tutto personalizzabile anche all'interno del sistema operativo Olga. Quindi avete personalizzazione qua, funzioni esclusive qua e personalizzazione qua e cose esclusive qua. E questi sono due prodotti fatti da questi due ragazzi della OGC, ma ne hanno tantissimi altri. Che quindi andate a vedere il loro sito, contattateli, probabilmente me ne invieranno degli altri, quindi ve li porterò sul canale e, diciamo, vi dirò la mia opinione su questi altri prodotti che mi invieranno, che veramente, se sono alla pari di questi, tanto o addirittura meglio, tanto tanto di cappello per questi due ragazzi.
Un'altra cosa interessante, ragazzi, che tipo se io entro all'interno di questo emulatore Atari 7008, io ho questa lista di ROM caricate. Se vado a cliccare col tasto sinistro, vedete che posso andare a scegliere direttamente la lettera della ROM o del gioco, chiamatela come volete, che mi interessa cercare. Quindi in un attimo accedo alla lettera del gioco, quindi salto tutti quelli che non mi interessano. Un'altra funzione sempre per la ricerca interessante, che usando questi tasti possiamo andare direttamente avanti di una schermata alla volta. Praticamente tutta questa schermata passa a quella dopo, quindi in un attimo saltate tutti i giochi a gruppi, o addirittura potete andare direttamente alla fine della schermata. Cioè, usando i tasti veramente avete tutte le possibilità, quindi avete scegliere la lettera o andare avanti per gruppi o saltare direttamente alla fine della lista. Adesso vi faccio vedere quello che vi dicevo prima per quanto riguarda per spegnere la console. Supponiamo che io adesso la debba spegnere, anzi senza supporre la spengo. Clicco il pulsante in alto qua a sinistra, vedete, avete riavvia console, riavvia in modalità recover mode o spegni console. Andiamo su spegni console, do il sì. Adesso aspettiamo che si spegne la console, vedete che la console si è spenta perché è uscita qua la scritta DVI, quindi non ha più nessuna connessione con il monitor. A questo punto pulsante power e spegniamo la console. Ok ragazzi, spero che questo video di retro game con questa console secondo me fantastica, con questo Joy Arcade super fantastico, che veramente fa fare un salto avanti rispetto a Pandora per chi è amante di questi dispositivi e soprattutto è amante dei retro game. Ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione per contattare i due ragazzi della OGC. Voi li contattate, vi fate spiegare, via dicendo, cioè veramente sono gentilissimi, quindi vi fate fare magari un preventivo se volete avere un'idea di cosa costano queste cose. Io li ringrazio di avermele inviate, perché è veramente tanta roba. Sono rimasto entusiasta quando le ho provate, cioè io ero abituato a usare Pandora, ma dopo aver provato questi, ragazzi, Pandora non la guardi proprio più. Quindi ragazzi, contattateli, ditegli che usate il coupon un nerd e mezzo, così avrete uno sconto ulteriore al prezzo che è, diciamo, quello che vi viene indicato. Ragazzi, continuate a seguirmi perché arriveranno degli altri prodotti sempre retro game della OGC che vi lasceranno a bocca aperta. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube, e ci vediamo ragazzi nei prossimi video. Ciao!